Mi trovo al largo della costa di Panama. Qui abbiamo recuperato quella che riteniamo essere la bara del leggendario esploratore Sir Francis Drake, sepolto in mare più di 400 anni fa. Sei sicuro di voler profanare i resti del tuo antenato in quel modo? Detta così è una cosa riprovevole. Inoltre, pensavo che non mi credessi. Beh, io ho svolto ricerche e a quanto pare Francis Drake non ebbe figli. Beh, la storia può sbagliare, sai? Per esempio, non si può profanare una bara vuota. Ma che diavolo! Furfante. Che cos'è? Forza, tiralo su. No, 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 niente da fare. L'accordo era per una bara, punto. Un momento, se il mio show non avesse finanziato la spedizione... Ehi, la tua storia l'hai avuta, signora. Signor Drake, hai firmato un contratto. Ho il diritto di vedere ogni cosa. Possiamo parlarne dopo? Sally, guai in vista, sbrigati. Ok, ok, che succede? Pirati. Pirati? Già, di tipo moderno. Non fanno prigionieri. Almeno non maschi. Aspetta, che intendi dire? Non dovremmo avvisare le autorità o altro? Sarebbe un'ottima idea, ma non abbiamo esattamente il permesso di stare qui. Cosa? E se non vuoi finire in una galera panamense, meglio sistemare la cosa da solo. Cos'è peggiore? È ovvio che non sei mai stato in una galera panamense. Sai usare questa? Sì, è come una videocamera. Basta puntare e sparare, no? Bravissima. Ci siamo. Come diavolo ci hanno trovati? Ah, questi tipi vi seguono da settimane. Credevo di averli seminati. Adesso la pagherete. È una lunga storia. Non piace molto a questi tipi, vero? Meno chiacchiere, più piombo. Presto, Sally. Impossibile. No. Bene. Pagherete. Forza, Sally, dove sei? Spara per uccidere. Dannazione.
barca sta per esplodere, saltiamo giù. Sì. Aspetta. Che stai facendo? Ok. Muoviti. Ok. Aspetta. Eccomi. Non ti si può lasciare solo nemmeno un minuto, eh? Avevo tutto sotto controllo fino a quando hanno fatto esplodere la barca. Tutto bene? Qualche anno di terapia mi aggiusterà. Oh, bene, ma questa è proprio la pelle talentuosa e le capisce. Adulazioni da uomo di spettacolo. Beh, io sono più un tipo da dietro le quinte, Victor Salt. Oh. Oh, per amor del cielo. Che ne dite di levarci di torno prima di attirare altra attenzione? Allora? Un regalino da parte di Sir Francis. E così hai trovato la bara. Aspetta, è quello che credo che sia. Il diario di Drake è andato perduto. Aveva simulato la propria morte, proprio come supponevo. Doveva essere incappato in qualcosa di grosso. Già, bene, ma lasciamo che resti tra me. Grazie del prestito, Mr. Drake. Mi sono guadagnata un'occhiata a quel diario quando arriviamo. Ecco, guarda. Ai tempi in cui Drake navigava il Pacifico, riuscì a cogliere la flotta spagnola di sorpresa. Assalì le navi, rubò tutte le carte nautiche, le lettere, i giornali di bordo e registrò tutto in questo diario. Dunque questo... Ma al suo ritorno in Inghilterra, la regina Elisabetta confiscò tutte le sue carte e i suoi giornali di bordo, compreso questo, e costrinse l'equipaggio al silenzio. Ah, quindi... Drake aveva scoperto qualcosa durante quel viaggio, Sully. Qualcosa di così segreto e prezioso che non si poteva rischiare di rivelare in giro. Bene, Nate, facciamo finta che non me ne importi niente di questa storia, perciò vai dritto al bersaglio. Ecco qui un uomo che non perde tempo. Chissà che è successo con le donne. Mai ricevuto la mente. Va bene, allora andrò subito al punto, solo perché sei tu. Oh, oh, oh. Beh? È il maledetto dorato. Qualcosa di molto grosso, appunto. Dice qualcos'altro? Ah, ora ti interessa, eh? Sì. No, sfortunatamente no. L'ultima pagina è stata strappata. Ma ti dico una cosa, Sully. È questo. È davvero questo. Già. Abbiamo solo un problemuccio. Sì, è quello che ho detto. È saltata in aria. Affondata. No, è per questo che siamo assicurati, no? Ah. Oh no, la videocamera no. È tutto a posto, non devi preoccuparti. No, è ancora come nuova. Sully, la ragazza non mollerà. Dovevi vederla. Ottimo, ora vai da lei e le dici: abbiamo appena trovato la misteriosa città dell'oro. Il suo produttore può trasmetterlo questa sera, smettila. Nate. Ti fidi di me? Più o meno. Bene. Perché avremo alle calcagna tutte le canaglie da quattro soldi che vogliono questo tesoro se non ci liberiamo di lei subito. Sei un perfetto gentiluomo, Sully. Lo so, è uno schifo, ma sopravviverà. No, non mi importa se superiamo il budget. Voglio dire, ti rendi conto che potrebbe essere davvero la storia dell'anno? Ciao. No, non mi fido di loro, capisci? È per questo che dobbiamo darci una mossa. Tu mandami la truppa e ti prometto che... Che razza di bastardi! Ehi! Che scema, avrei dovuto immaginarlo. Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Non eri troppo vecchio per quella barista a Lima, eh? Beh, era diverso. Devo ammettere, però, che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Ehi, questo mi ricorda... Ti ho mai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar? Ero già.
Pendo dalle tue labbra. Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. Fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. Pensi che sia Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Trovato niente? Ancora nulla. Stai attento là sopra. Ehi, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. Bel lavoro, ragazzi. Mi sa che qui ci servirà la torcia elettrica. Oh! Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto oro? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati i pirati inglesi.
Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire?